Cosa consiste questo fatto? In una collaborazione molto positiva tra tutte le istituzioni, anche il mondo privato e i rappresentanti del commercio, in sostanza nel limitare l'uso, diciamo, limitare sì, la vendita di vetro e di lattine da una certa ora in poi su alcune zone, e poi c'è una zona che riteniamo in questo momento più critica di altre, che è quella intorno a via Melzo, via Lecco, su cui invece agiremo anche sull'asporto. Però questa è la parte dei divieti, vogliamo aggiungerci invece una parte invece più costruttiva, e quindi il Comune finanzierà gli esercenti che decideranno di lavorare con una sicurezza privata, e ne avevamo un rappresentante al tavolo, e finanzierà azioni con il terzo settore, anche un po' educative, perché il problema vero è che nasce lì, è difficile accettarlo che si debba ripartire dall'educazione su cosa fa bene, fa male, su cosa si può fare e non si può fare, ma è anche la realtà. In tutto questo abbiamo chiesto all'Università Bicocca poi di fare una riflessione finale, perché appunto nessuno ha la bacchetta magica, stiamo andando avanti anche interpretando il momento e il bisogno. Non partiamo da zero, io ho in mente quanto abbiamo fatto a maggio del 2020 sulla vendita, sul divieto di vendita degli alcolici, e so che l'anno prossimo o più avanti sarà magari ancora una cosa diversa, è importante imparare. Scusi Sindaco, su via Lecco diceva via Melzo, sono in arrivo quindi delle ordinanze, cioè servono delle sue ordinanze per mettere... In particolare lì ci sarà un tema di divieto dell'asporto totalmente da mezzanotte alle 6. Da quando? Da inizio settembre. Sì, inizio, diciamo, settembre. Adesso è un tempo, sì, sì. Ovviamente inizio settembre. Sì. Un po' modello Corso Garibaldi, sindaco. Corso Garibaldi nasce da una ovviamente un'ingiunzione che abbiamo avuto. In via Melzo e via Lecco abbiamo più lamentele dei cittadini, che noi capiamo anche. Io l'ho detto più volte, mi sono espresso a favore di una riapertura dei luoghi del divertimento, controllata, con Green Pass, però è chiaro che avendo i luoghi del divertimento, le discoteche semplificando chiuse, e poi i ragazzi in giro per strada stanno, poi non parliamo solo di ragazzi, ma io sono convinto che si può provare a riaprire, ovviamente con regole molto precise, se hai Green Pass entri. Sindaco, le posso chiedere più o meno quanti fondi stanzierà il Comune? 200.000 euro. Dopodiché, ripeto, partiamo sempre con l'idea che è un inizio, poi vedremo, cioè nemmeno noi sappiamo appunto come si evolverà, nessuno sa come si evolverà la cosa, però ci sembrava giusto dare un segno per cui, oltre ai soliti divieti, però dei divieti e controlli ci devono essere, di mettere qualcosa sul piatto che indicasse la volontà, ripeto, di migliorare in generale le cose, e quindi vediamo un po' come funziona.